Ciao ragazzi! Ciao! Oggi ci troviamo a Fontanetto, in provincia di Vercelli, in Piemonte, e siamo nella riseria San Giovanni, che è una riseria che è stata attiva dal 1465, quindi dal Medioevo, fino al 1992, quando è stata chiusa ma tenuta in vita com'era. Quindi è funzionante durante le visite, però non ci lavorano più lì perché hanno cambiato macchinari e modernizzato il tutto. Girando questo timone si attiva la turbina per far attivare tutto il montaggio per la lavorazione del riso. Troviamo adesso in un'antica macchina per lavorare il riso, che è del 1500 ed è stata trovata durante l'abbattimento del mulino che si trovava prima qua. Qua appunto viene lavorato il riso da grezzo a semigrezzo per poi raggiungere lo stato di riso bianco e quindi completamente lavorato. Siamo intorno al 2000, la reseria è ferma ormai da anni, non si sa bene cosa farne, e poi un'estate, era l'estate del 2000, c'era un caldo da sciogliere l'asfalto, c'era il fumo dell'asfalto che veniva su quel giugno, era stato incredibile. Ero qua con degli amici e eravamo sul canale a prendere un po' di refrigerio e a un certo punto uno viene in mente di aprire la chiusa, quello che abbiamo fatto prima noi, no? Così. Ma apriamo sta paratoia, è 20 anni che non la usi più, ma cosa vuoi aprire? Abbiamo aperto e dopo non è successo niente per 10 minuti perché c'era tutto il fango davanti alla paratoia prima che l'acqua entrasse e noi sempre lì a guardare quest'acqua. Dopo 10 minuti, gorgoglio di qua, gorgoglio di là, cominciano a partire le macchine una dopo l'altra, qualche cinghia si strappa perché era 20 anni che era ferma, ma il grosso continua a girare e questa qua si mette in movimento. E lì, in quell'occasione, mi è tornato il senso del mugnaio, che non ho mai avuto, perché io non ho mai portato avanti il lavoro di papà, non mi interessava. E invece in quell'occasione questa macchina che è ripresa a funzionare in un silenzio oramai industriale da tempo, mi ha riportato sulla retta via, così disse il papà, sentendo le idee poi che avevo. E da lì davanti abbiamo cominciato a rimettere su una cinghia dopo l'altra e poi combinazione. Ragazzi, il video finisce qua. Come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e un commento. Link in descrizione. Ciao, al prossimo video.